Cambiamo argomento e parliamo di Giuseppe Verdi, il grande compositore italiano, a cui l'Istituto Comprensivo Cafaro Verdi di Andria ha dedicato un progetto chiamato proprio Viva Verdi. Allora, sentiamo con Angela Zicolella di che cosa si tratta. Preside, questa sera si presenta il progetto Viva Verdi. In che cosa consiste e qual è la sua finalità? La nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Verdi Cafaro, è vincitrice insieme ad altre 237 scuole a livello nazionale di un bando che si chiama, nell'ambito del programma Per chi crea, un bando promosso dal Ministero per le attività culturali e turistiche, unitamente alla SIAE. Il nostro progetto, che per l'appunto è intitolato a Verdi e che si chiama Viva Verdi, ha la finalità di avvicinare le giovani generazioni intanto a questo tipo di musica, alla conoscenza di tutta la produzione artistica di questo grande compositore che tutto il mondo ci invidia e a cui la scuola è intitolata. Il progetto si articolerà in moduli formativi, avrà una platea, riguarderà, coinvolgerà circa 200 alunni che si cimenteranno come prodotto finale, in una performance, in un'opera inedita sulla vita di questo grande compositore. È un progetto di teatro musica articolato in moduli. In che cosa consiste? Sì, allora il bando Per chi crea prevedeva la messa in scena di uno spettacolo completamente inedito. Quindi ci saranno tre moduli: un modulo di recitazione attoriale, affidato come esperto esterno un docente dell'Accademia Musicale Federiciana, che è Michele Lorusso, perché il progetto è in partenariato con l'Accademia Musicale Federiciana. Il secondo modulo è un modulo di coralità, vocalità, che vedrà protagonisti i ragazzi, i bambini, gli alunni della Scuola Verdi, col maestro Gaetano Pistillo, quindi un coro. E il terzo modulo è il modulo orchestrale, stiamo ascoltando le prove, il modulo dell'Orchestra Anni Verdi della Cafaro, diretto dal maestro Pietro Catucci. Ma qual è l'importanza educativa di questo progetto? Che ruolo ha la musica in questa scuola, ma in generale nell'educazione dei bambini? Beh, sicuramente questa scuola si respira musica ed è impregnata di tanta tradizione didattica, la Cafaro. Il modulo, diciamo, un modulo in particolare prevede proprio lo studio di questa figura, che è quello di recitazione, in cui i ragazzi conosceranno questa figura tanto rispettata nel mondo, ma soprattutto lontana purtroppo dal nostro mondo diciamo attuale, il mondo della musica dei giovani, ma che in realtà, quando poi si scopre questa vita di questo artista così potente dal punto di vista artistico, ma molto umile, li avvicinerà moltissimo, perché ha una vita molto intensa e completamente dedita alla musica.